essere uno sportello d'ingresso per chi ha bisogno di essere sostenuto in questo momento difficile, in questo momento dove lo Stato principalmente non ci aiuta. Aiutare chi ha bisogno mi fa stare bene. Vedo in diretta molta gente venire a prendersi anche un minimo pacco, perché ho un pacco di pasta, un pacco di olio. È stata proprio quella spinta che mi ha fatto affacciare a dare una mano a chi ha bisogno, perché viviamo in una, diciamo, in un paese, in una nazione piena di problematiche. E si vede che hanno bisogno, gente bisognosa. Inizialmente ti senti non tanto pronto. È un grazie che tu capisci che hai dato loro la vita a momenti, capito? Vivono con la disperazione, sono persone disperate. C'ho mio figlio pure, con 4 figli, senza stipendio, senza niente, e io devo, siccome c'è il mestiere di sarto, devo impegnarmi a fare qualcosa per aiutarlo. Vivo nella disperazione. Tu capisci guardandoli che in quel momento gli hai dato tanto. La speranza è un messaggio positivo, perché di tristezza e di negatività c'è già chi ci pensa a doverlo trasferire su questo terreno. Quindi noi dobbiamo fare il lato opposto della medaglia. Qui ci troviamo nel banco farmaceutico. C'è la distribuzione di farmaci generici. E diamo una mano a tutte le persone indigenti che per condizioni economiche non possono permettersi l'acquisto di una semplice aspirina, di una tachipirina. Non deve essere qualcosa di costruito, non si aiutano le persone per costruzione, per apparenza. Le associazioni non servono a questo. Le associazioni servono ad entrare, a conoscere eventuali problemi che esistono all'interno di una società. Quando fai qualcosa di positivo, quando torni a casa la sera e ci pensi, ti senti una serenità e una tranquillità interiore che è impagabile e anche inspiegabile. Abbiamo anche il piacere di avere dei benefattori che, oltre a regalarci tanta roba che potrebbe restare nei campi, potrebbe dare fastidio nei banconi, potrebbe dare fastidio anche alla spazzatura, loro sono in condizione di ricevere da noi le ricevute che gli servono per scaricare poi le tasse comunali, per scaricare l'IVA, per prodotti invenduti. Ma si può essere poveri anche di solitudine, che forse è la cosa più brutta. Proprio, ecco quello che mi fa vivere, io parlo con questa grandissima persona speciale e per me è vita, è salute, parlare con voi è salute. Molto spesso si riesce a risolvere in una minima parte. È qualcosa che ti riempie l'anima e non te lo riempie il poter, diciamo, comprare un oggetto per soddisfare una cosa che non potevi avere o comunque colmare un vuoto acquistando qualcosa, ma i vuoti si colmano donando qualcosa.